Buonasera, bentornati e bentornate a Squadra che Vince. Questa sera affrontiamo il tema politico. Guardiamo subito la copertina dedicata alla serata di oggi. Un anno fa, esattamente a luglio, celebravamo in questo modo la vittoria di Damiano Tommasi alle elezioni amministrative. Damiano Tommasi, la partita perfetta. Scorrendo il giornale di un anno fa, abbiamo riportato questo titolo, Sogno una Verona europea, le foto immediatamente successive al trionfo elettorale nei confronti del candidato e sindaco uscente Federico Sborina e quindi un articolo doveroso a un esito elettorale che fu in qualche modo anche sorprendente da un certo punto di vista. A distanza di un anno esatto da quella vittoria, qualche giorno in più, qualche giorno in meno, insomma, abbiamo qui in studio il sindaco di Verona, Damiano Tommasi, al quale diamo il benvenuto. Buonasera a tutti e tutte. Accanto a me lo vedete Beppe Giuliano che ci accompagnerà in questa chiacchierata di circa una quarantina di minuti. Affronteremo i temi principali che riguardano la nostra città e ringraziamo fin da subito il sindaco che si è prestato, insomma, a questo nostro invito. Allora, iniziamo, sindaco, alle sblocco un ricordo, dicevamo 26 giugno, la data proprio dell'elezione, qui dal sito veronadaily.it, l'articolo che riportammo il 29 invece di giugno, quando è stato, diciamo, in qualche modo accompagnato all'interno di Palazzo Barbieri, ha indossato la fascia tricolore e qui con la squadra con la quale ha condiviso una lunga cavalcata. Dicevamo, tra le sue dichiarazioni del momento, a caldo, disse che in qualche modo volevate costruire una Verona che ha bisogno di tutti, anche di chi chiaramente non la pensava come voi. L'amministrazione si fa tutti insieme, questa è una sua dichiarazione, e saremo propositivi nei confronti dell'opposizione. Lo spirito è quello di trovare le soluzioni, le mediazioni migliori per il bene di tutti. A distanza di un anno è sempre convinto di queste parole, le porta avanti con convinzione? Sì, soprattutto la parola insieme perché sulle tante iniziative, le tante cose che abbiamo in ballo della città è fondamentale la partecipazione non solo della parte, di tutte le parti politiche, ma anche e soprattutto della cittadinanza. Un esempio su tutti, insomma, i lavori che abbiamo in ballo sulla città da parte dell'Alta Velocità, la nostra iniziativa della filovia, hanno bisogno della partecipazione e compartecipazione di tutti, sia nella segnalazione che nella critica, che anche nell'accompagnamento a un periodo che sapevamo e sappiamo essere di pazienza, ma di cambio di abitudini, e credo che questa predisposizione non abbia colore politico, abbia solo la praticità e la necessità di avere il supporto di tutti e da parte nostra. Ovviamente la sfida è, come ho sempre detto, non solo dopo un anno, ma credo davvero che tantissime realtà di Verona abbiano un livello di eccellenza che ad oggi non è adeguatamente accompagnato da un'infrastruttura anche istituzionale adeguata. Sempre in quell'occasione disse che appunto volevate continuare sulla strada tracciata, poi vedremo nel corso di questa intervista e do subito la parola al collega Beppe se diciamo in qualche caso è stato così, in qualche caso meno, lo vedremo. Mi agganciavo, Sindaco, a quello che dichiarava un attimo fa. Come vede la posizione che ha trovato in questo primo anno di mandato? Era partita l'opposizione, anche lei, dicendo che tutto sommato era disponibile a dare una mano. Poi mi pare che in Consiglio Comunale sia un po' scemata questa volontà e fuori dal palazzo direi che non c'è molta collaborazione. Non è bellissimo fare un giudizio sull'opposizione da parte del sindaco, però glielo chiedo lo stesso. Ci sono due fattori che sicuramente incidono anche sui rapporti personali rispetto all'opposizione. Uno che sono nuovo, quindi non ho pregresso, non ho storia di rapporti e quindi né rimangiarmi alcune dichiarazioni piuttosto che fare iniziative che non sono mai fatte. Ecco, questo sicuramente agevola tanto il dialogo e anche mettere sul tavolo le cose concrete a cui si può aderire. Poi rispetto alle elezioni, preelezioni, c'è anche il tema delle elezioni nazionali che sicuramente ha presentato e ha sul territorio oggi parecchie figure esponenti politici nazionali e comunque una interazione anche col governo centrale di un altro tipo rispetto a quella che era al momento delle elezioni. Abbiamo anche, insomma, un
l'onore e la fortuna di avere sul territorio il presidente della Camera, quindi figure anche istituzionalmente molto, molto pesanti e credo che a maggior ragione questo viaggio insieme, almeno nell'intenzione di fare il bene di Verona, ci sia la volontà, ci sia la predisposizione. Ci sono state tante iniziative per le quali questo, diciamo, viaggiare insieme è stato molto fluido, in altre meno, anche perché ovviamente parti politiche magari diverse. Credo che mettere, ecco, in consiglio comunale comunque c'è una situazione nuova, perché la gran parte dei consiglieri comunali sono nuovi all'esperienza, la gran parte dei consiglieri di opposizione non sono mai stati all'opposizione, quindi sicuramente è nuova. Vedo che la situazione, quantomeno nelle decisioni, riusciamo a portarla avanti senza grosse difficoltà, anche il bilancio siamo riusciti a chiuderlo in maniera forse sicuramente più breve rispetto al passato, ma in un'ottica di dialogo. Poi ripeto, non è che dobbiamo andare tutti d'accordo tutti i giorni, ma io sono su questo abbastanza positivo e continueremo a farlo anche nel prossimo futuro. Una delle prime cose che fece il suo predecessore appena diventato sindaco è stata quella di cancellare un'iniziativa fatta dal sindaco precedente a sua volta. Si parlava molto di Central Park a Porta Nuova, era uno dei cavalli di battaglia dell'amministrazione precedente, ed è un anno che non se ne parla più. Eppure Verona, dicono le statistiche anche di oggi, ha una sofferenza in tema ambientale per mancanza di alberi, mancanza di abbattimento del calore, di CO2 emessa. L'avete dimenticato questo progetto? L'avete cancellato? Che volete fare? No, anzi, sta andando avanti, c'è un dialogo costante con gli sviluppatori, c'è stato doveroso anche mettere mano a quello che era stato pianificato, perché per come era stato strutturato il collegamento con il centro della città non era così immediato e la permeabilità rispetto al parco del centro città era di fatto relegata a un sottopasso dentro la stazione, cosa che per un parco di quelle dimensioni sicuramente è. Bisogna anche parlare con dati alla mano, prima del 2027-28 non se ne parla di mettere mano a Central Park, perché dovrà prima essere finita l'area del Cason, quindi sicuramente siamo nei tempi, sicuramente ci stiamo parlando, sicuramente è un progetto che vogliamo portare avanti e sicuramente, altrettanto sicuramente, insomma, non è che si può pensare che il 100% di quell'area sia verde e questa risolve i problemi del verde di Verona, ci sono tante altre iniziative che sicuramente stiamo portando avanti per rigenerare il verde e per soprattutto diciamo limitare l'impatto oggi che ha la concentrazione di sviluppo di calore nella città, che soprattutto in certe aree è sicuramente un tema che dobbiamo affrontare, perché come vedevamo prima vogliamo sicuramente assestarci su standard europei e quello è uno degli obiettivi. A proposito, diciamo, di impatto anche ambientale, un altro cavallo di battaglia della precedente amministrazione era la variante 29, questo tentativo di affidare a dei privati alcuni siti dismessi da diverso tempo e quindi di rigenerare in qualche modo questi luoghi. Sappiamo anche che nei giorni scorsi c'è stata la variante del PAT, che è stata in qualche modo presentata dalla vice sindaca Bissoli. Variante 29 e poi anche il piano Follin, un altro punto di cui si discute molto, si è discusso molto nei mesi scorsi, negli anni scorsi. Sì, alcuni progetti stanno andando avanti con il loro iter, sicuramente la pianificazione urbanistica della città dobbiamo ancora attivarla, perché abbiamo avuto prima l'approvazione del bilancio, prima di trovare le risorse per metterci al tavolo, sicuramente la volontà è di farlo in maniera partecipata e soprattutto non per varianti singole, ma per mettere a sistema le varie decisioni che si avranno sulla città. Poi sicuramente il piano urbanistico deve anche essere accompagnato dal piano della mobilità, perché capire quali zone saranno meno collegate e con quali modalità influisce poi anche sul fatto di, tornando al tema anche ambientale, di investimento in alcune aree. Sicuramente non c'è il tabù privato, perché anzi credo che sia la vera sfida quella di collimare questi interessi, per quello prima dicevo che non so se la nostra a livello istituzionale siamo pronti ad avere la stessa professionalità e velocità di azione. Sul piano Follin credo che sia fermo, ma non per
questioni amministrative, perché quello che c'era da fare è stato fatto, adesso non so se andrà avanti e come, ma soprattutto so, Piano Follini riprende, comprende tante iniziative, credo che quello che più preme anche alla cittadinanza sia il tema dell'albergo nel centro storico, che anche quello insomma è... Da parte nostra credo che quello che era da fare è stato fatto dalla precedente amministrazione, tra l'altro, quindi da parte nostra nessuna ad oggi difficoltà ad aderire ad eventuali proposte che dovranno essere messe sul tavolo. Mi rilascio un attimino alla parte di Piano Follini riguardo all'albergo, il famoso albergo a 4 stelle nella vecchia sede della Cari Verone in via Garibaldi. E Verona sta conoscendo un boom di arrivo turistico davvero impressionante quest'anno. E c'è stato nel passato recentemente un po' di polemica sugli alloggi nelle case private e una certa mancanza di camere da parte dell'offerta pubblica. Ecco, come pensate di affrontare un'ondata di turismo che c'è, è importante, sta salvando Verona e probabilmente continuerà anche nei prossimi anni, anzi continuerà perché abbiamo le Olimpiadi che vengono avanti. Sì, innanzitutto il tema olimpico, noi comunque dovremmo garantire uno standard di numero di alloggi e di qualità degli alloggi secondo appunto il dossier che è stato presentato anche per la candidatura olimpica e per le esigenze che avremo durante le cerimonie, ma al di là di quello il tema, come sapete, è nazionale, il tema delle locazioni turistiche e far coesistere questo tipo di offerta turistica con l'offerta alberghiera e allo stesso tempo non svuotare i centri storici, sicuramente è una sfida che probabilmente non è neanche negli strumenti delle singole amministrazioni, deve essere ragionato o a livello regionale, a livello nazionale, e probabilmente neanche tutte le città hanno lo stesso tipo di risposta. Sicuramente Verona è attrattiva non solo per la città in quanto tale, ma anche per il grande numero di eventi che si svolgono nella città, e a cominciare insomma dal Festival Lirico, ma non solo, e il nostro sforzo è proprio quello di cercare di distribuire durante l'anno questa presenza di eventi e soprattutto di eventi internazionali su più giorni, anche sportivi, che danno flussi probabilmente anche in momenti della stagione diversi e riescono a distribuire. È una sfida perché tutti vogliono venire magari a Verona a organizzare quell'evento, quel congresso, quell'evento sportivo. Lo sforzo che può fare l'amministrazione è cercare di distribuirli durante l'anno. Infrastrutture, c'è tra poco anche un appuntamento importante, un aumento di capitale, giusto? Che riguarda l'aeroporto, Beppe. Sì, allora, dicevo prima dell'approvazione del vostro bilancio, il Comune di Verona si ritrova in tasca un tesoretto di 20 milioni, che non è male. Averlo in cassa piuttosto che non avercelo, ovviamente. E il Catullo, dove avete avuto come nuovo rappresentante Marco Wallner, quindi una figura anche di qualità. La SABE ha già annunciato che chiederà soldi ai soci per completare lo sviluppo del Catullo. Fondazione Cari Verona vuole uscire dalla sua partecipazione. Volevo chiederle, ha un giudizio sull'uscita di Cari Verona? Se lo considera logico, illogico, positivo o negativo? E se Verona ha intenzione anche di aumentare il proprio peso al Catullo, visto che appunto è strategico per la città? Ma al di là di chiedere ai soci, Save ha proposto l'aumento di capitale per lo sviluppo del piano industriale, al quale i soci decideranno se aderire o meno. Sicuramente il Catullo, per quanto riguarda il Comune, è una partita che va ragionata insieme anche agli altri enti territoriali, e sicuramente per Verona avere un occhio di riguardo su questa infrastruttura anche nello sviluppo della città, abbiamo parlato adesso della parte turistica ma non solo, anche imprenditoriale, è importante. Sicuramente attualmente all'interno della compagine societaria del Catullo, Camera di Commercio sicuramente ha un peso diverso rispetto al Comune, e c'è da capire quali sono le strategie anche di Camera di Commercio, visto che esprime anche il Presidente ed ha tra i soci insomma del territorio la maggioranza delle quote, e quindi di fatto esprimerà anche l'interesse o meno da parte del gruppo imprenditoriale veronese rispetto a questa infrastruttura.
sull'aumento di capitale e sullo sviluppo dell'aeroporto la riflessione è quale tipo di turismo, quale tipo di viaggiatori si vogliono implementare. Sicuramente il piano industriale prevede un quasi raddoppio per dare sostenibilità al progetto di turisti o di presenze sull'aeroporto. Credo che il nostro ragionamento verrà fatto insieme alla provincia, insieme alla provincia di Trento. L'idea che ho avuto fin dal primo minuto rispetto all'aeroporto è la sorpresa nel vedere brandizzato Trentino l'aeroporto di Verona, cosa che è avvenuta all'interno di un consiglio di amministrazione dove comunque la presenza del territorio, provincia, Verona e comune c'erano. E mi ha sorpreso e mi sorprende perché credo che la dinamica all'interno di un'azienda dove ci sono più territori rappresentati probabilmente sarebbe sarebbe stata gestita diversamente e per noi sicuramente è anche un segnale forse che bisogna metterci un po' più, se non di soldi, almeno di testa e portare quello che è il contributo di un socio che oggi è a 4,5. Cari Verona ha meno del comune, quindi da soli non può, non, insieme potremmo presentare una lista secondo lo statuto attuale, quindi superare il 7%. La loro indicazione già all'inizio della discussione del rinnovo delle cariche era di chiedere un cambiamento, chiedere un cambio anche di passo rispetto alle presenze all'interno del Consiglio di amministrazione. L'ha proposto, il ragionamento l'avevano già messo avanti di eventualmente dismettere le quote. Non entro nel merito della volontà o meno di esserci, sicuramente in questo periodo ha dimostrato di tenerci a questa infrastruttura e altrettanto sicuramente all'esito delle elezioni e della nomina del Consiglio di amministrazione ha espresso il desiderio comunque di investire altrove queste risorse, cosa che comunque con l'aumento di capitale, se non avesse aderito e se non aderisce all'aumento di capitale, diluisce ancora di più la quota. Perlomeno è stata coerente, diciamo, la scelta di Cari Verona, che fin da subito chiedeva, come diceva appunto, un cambio. Questo cambio non c'è stato, perché è stato riconfermato il presidente Arena, sono stati riconfermati alcuni consiglieri e quello che diceva prima Beppe Giuliano è riportato anche sul sito veronadaily.it, lo vediamo. Fondazione Cari Verona esce dal Catullo, questa è la notizia del 29 giugno del 2023. Qui vediamo il presidente Mazzucco e il direttore Filippo Manfredi che con una nota abbastanza stringata, con una forma istituzionale, hanno comunicato che appunto il presidente Mazzucco ha illustrato lo svolgimento e gli esiti dell'assemblea del Catullo, al termine della quale Cari Verona si è astenuta con l'espressione di motivazioni puntuali sulla proposta di nomina di nuovi amministratori e quindi su proposta del presidente il CDA ha dato mandato di porre in vendita la partecipazione del 3,1% detenuta appunto dalla fondazione stessa nel Catullo. Il comune, ricordiamo, detiene un 4,68%, quindi ci stava dicendo, sindaco, che ci potrebbe essere anche l'ipotesi eventualmente di un allargamento delle partecipazioni del comune stesso, magari che potrebbe farsi carico anche di questo 3% rilasciato da Fondazione Catullo. No, ho detto che la riflessione che stiamo facendo internamente nostra del comune abbiamo già condiviso di essere a braccetto con la provincia, nel senso che secondo me la nostra partecipazione del Catullo ha senso se è agganciata all'altro ente territoriale e poi nel dialogo anche con Trento, perché è il ruolo dei territori e della politica all'interno di questa infrastruttura quello di dare delle indicazioni e poi anche scelte strategiche su quelle che possono essere iniziative in città rispetto a questa infrastruttura. Dall'altra parte non va demonizzato l'aeroporto gestito eventualmente da una maggioranza privata, visto insomma quello che accade in parecchie infrastrutture di questo tipo, è ovvio che lì si avvia una procedura completamente diversa e non escludo nulla, nel senso che io credo che il nostro ruolo all'interno dell'amministrazione dell'aeroporto sia proprio quello di portare il sentire del pubblico e far capire che questa infrastruttura è parte del territorio. Senta, una delle cose che lei aveva avvocato al suo controllo diretto era le partecipazioni che il Comune di Verona ha in tantissimi enti, un centinaio, che sono cose non di poco conto, perché il patrimonio calcolato dalla Giunta Sboarina di queste partecipazioni era di un paio di miliardi, che sono tanti soldi. A distanza di un anno però non si è visto né un'opera di sfoltimento di queste partecipazioni, neanche mi pare la bozza di creare, che so, una holding comunale, un qualche cosa che dia anche, faccia aumentare il valore di queste partecipazioni.
la sua idea al riguardo? Ma innanzitutto la delega l'ho tenuta principalmente perché parecchi enti hanno nomine appena fatte e espressione della vecchia amministrazione, quindi non volevo far incidere sulle scelte strategiche delle partecipate nessun tema politico e di spoil system che magari qualcuno si aspettava, e quindi ho cercato di valutare e stiamo valutando caso per caso l'efficienza, la funzionalità e la gestione del bene che è parte nostro dell'amministrazione a prescindere dal tema politico, quindi questo è stato uno dei temi principali. E l'altro è il fatto, quello che si è detto, che sicuramente alcune nostre partecipate, a cominciare da GSMIM, sono strategiche rispetto a non solo alla politica dell'amministrazione ma anche ai conti. E a GSM abbiamo avuto sicuramente un percorso complicato che adesso sicuramente ha un altro approccio vista anche l'elezione di Vicenza. In questi giorni insomma ci vedremo più volte anche col sindaco Possamai. Stiamo già ragionando su quello che è lo sviluppo di quell'azienda, anche nella razionalizzazione delle business unit, che c'è stato fatto un primo passaggio all'indomani della fusione, adesso ce ne sarà un ulteriore sfoltimento quantomeno di ruoli e di ingaggio di persone esterne alla gestione delle aziende. Abbiamo il processo di in-house dell'AMIA, che sicuramente anche quello ha avuto un impatto rispetto alla gestione di HSM. AGSM, AIM e che adesso dovrebbe sbloccarsi con la fine dell'estate. È una sfida anche quella, perché comunque vuol dire prendersi tutta la responsabilità diretta di quello che è il servizio di AMIA. Credo che abbiamo il tema del Catullo, il tema della Fiera Verona, che è l'unica realtà dove andate d'accordo sempre. Ma insomma andiamo d'accordo, c'è un clima buono, ne abbiamo parecchie di partecipate, non ho litigato con tutte, anzi con pochissimi ho avuto problemi che poi tra l'altro insomma, si sono anche risolti, quindi ma io credo che se uno lavora per la città e lavora per l'azienda per la quale è stato nominato non ci sono problemi. E purtroppo l'abitudine era forse quella di nominare a prescindere dalla professionalità guardando l'appartenenza, che è un po' quello che chiedeva anche Cari Verona rispetto all'aeroporto, ma credo che tutto sommato insomma, almeno quello che abbiamo trovato non è così male rispetto a poi il rapporto quantomeno con me, visto che sono assessore delegato. Infatti qualche polemica la creò anche la nomina dell'attuale presidente di Verona Fiera, Federico Bricolo, a ridosso diciamo dell'elezione, lei comunque delle amministrative, e lei dichiarò insomma che era legittimo che rimanesse al suo posto, non c'era diciamo motivo per cambiare, e il clima comunque con Verona Fiera, condivido con Beppe, è sempre stato diciamo cordiale fino a questo momento. Tra l'altro ricordiamo anche con un articolo sempre sul Daily che una delle prime fiere a cui partecipò fu Marmomac nel settembre del 2022, forse una delle prime, e ricordò, ecco magari facciamo una breve digressione anche sul personale, questo rapporto viscerale che ha lei con il marmo, provenendo anche dal territorio di Sant'Anna d'Alfaido, dove ci sono molte cave, dove c'è la lavorazione della pietra. Fu una parentesi anche carina questa, mi ricordo che lo ricordò anche al pubblico presente e fu... Beh, sicuramente fa parte della nostra famiglia il marmo e la pietra della Lessinia, quindi ho un leggero conflitto di interessi su questo. Quindi è meglio non parlare, no dai, scherzando. Tra le partecipate sappiamo invece che qualche difficoltà, ma qualche tensione c'è sicuramente anche in Fondazione Arena. Intanto ricordiamo che sempre dal sito Verona Daily.it, qui siamo il 14 di giugno, insomma lei garantì ai lavoratori dell'Arena un messaggio di distensione, squadra unita per gli obiettivi, qui diciamo un incontro anche con i lavoratori, nell'articolo c'è una dichiarazione: non nascondo l'emozione perché questa sarà la mia prima da sindaco, abbiamo lavorato tutti molto affinché il 100° festival fosse speciale, le tensioni e le polemiche le lasciamo negli spogliatoi, ha concluso il sindaco. Sappiamo che però successivamente a questo articolo qualche invece polemica c'è stata, scelte politiche hanno prevalso sul bene dell'ente, qui relativamente anche alla riconferma della sovrintendente Gasdia, e poi l'opposizione che chiaramente
No, qui no, qui siamo su un altro argomento, scusate, ho sbagliato io, rimaniamo su fondazione. Ecco, l'opposizione che chiaramente ha sollevato, diciamo, la questione e ha portato il suo punto di vista su una riconferma che invece, secondo gli oppositori, è corretta. Si doveva arrivare a questo punto di scontro, secondo lei? Ma premessa, la fondazione non è una partecipata dell'amministrazione, e la stranezza o comunque la particolarità della fondazione è che sono stato eletto e in quanto eletto sindaco sono per legge presidente della fondazione e rappresentante legale dell'ente, quindi è la legge che definisce chi ha la responsabilità di quell'ente, chi dovrebbe avere la responsabilità poi anche della gestione dell'ente. Credo che già la discussione di partire da una proposta di sovrintendente che è il gestore unico dell'ente a prescindere dalla volontà dell'amministratore che appunto che dell'amministrazione che per legge ne ha la responsabilità, credo che sia stato il primo passo per cui si dà per scontato che poi possa coesistere una situazione del genere, cosa che per me è anomala sia nella gestione che poi anche nei rapporti, perché essere presidente di un ente per cui come è successo recentemente si stabilizzano e si cristallizzano due blocchi di cui quattro consiglieri e tre, credo che sia lo schema perfetto per dire è una questione politica, perché a prescindere dagli argomenti ci sono due blocchi, o meglio sembrano esserci due blocchi sicuramente. Questa è stata la volontà nel tema della nomina. Il mio sentore è che questa nomina non convinca neanche chi di fatto ha gestito o comunque ha portato avanti questo. Non so neanche se si arriverà alla fine del quinquennio con questo schema di gioco, diciamo così. Infatti, paradossalmente, non era meglio a questo punto, come dire, mantenere il sovrintendente fino alla fine del centesimo Festival Arniano e studiare in questi mesi una soluzione che fosse utile per la fondazione, per l'arena, perché se mi aggancio a questi rumors per cui Cecilia Gasdia magari lascia la fondazione col cerino in mano, per lei ritorna un nuovo problema. Ma non so se sarà un problema o se lascerà. Sicuramente il sentore è che non ci fosse la convinzione di nominare un sovrintendente per i prossimi 5 anni, ma siccome l'hanno nominata in quattro, probabilmente saranno quei quattro che si staranno pensando cosa fare eventualmente se è la fine della stagione. Il sovrintendente è proposto ed è nominato per 5 anni. Questa transizione annuale rispetto alla centesima è stato uno dei temi di discussione per parecchi mesi, non è stato né accettato né controproposto, quindi non so, probabilmente andrà a finire così, non lo so, però sicuramente il tema è che in nessun'altra esperienza di ente lirico si fa un passo senza ascoltare il presidente per legge. Detto questo, credo che abbiamo davanti una stagione che sta andando in questo periodo molto bene rispetto alle prime, rispetto al calendario, con tantissimi problemi, perché con le 8 opere, l'alternanza, sicuramente ci sono, certo, da gestire tante partite, avremo la pallavolo in arena e quindi una novità anche dal punto di vista della gestione. Quello che si auspica è che fuori dallo spogliatoio ci sia la massima collaborazione, cosa che stiamo facendo, che abbiamo fatto e che continueremo a fare, però bisogna fare le cose poi fatte bene, perché altrimenti se si fanno scorciatoie che poi è difficile anche da difendere, è complicato. Quindi scorciatoie che tra l'altro lei è molto diplomatico e anche molto predisposto anche al dialogo, che vi ha portato però anche a vie legali, perché sappiamo che fra qualche giorno ci sarà una prima udienza, corretto, sulla vicenda di Arena SRL. Sì, sì, no, ma abbastanza risaputo e condiviso, tra l'altro, che le nomine, una partecipata, quella sì, partecipata al 100% di fondazione, si possono fare attraverso chi ha la rappresentanza legale c'era il presidente. Insomma, è stato fatto tutto senza questo passaggio e probabilmente si vorrà farlo anche successivamente, non lo so, però questa idea di pensare a un progetto culturale sull'arena senza che sia condiviso dall'amministrazione, credo che sia un pensiero che fa male alla città di Verona e che sicuramente complica le cose, ma nessuno chiede conto alla sovrintendenza di quale concerto c'è il giorno X, del rumore che si farà, delle persone che avranno accesso all'arena. Si chiederà conto all'amministrazione di chi è andato lì in arena, e forzare la mano per non so per quale motivo, credo che faccia male alla città, tutto qua. Quindi stiamo cercando di riportare
al centro le scelte strategiche, anche perché, ed è questo che mi preoccupa, comunque da una parte mi demoralizza, è quello che succederà in arena fra due anni e mezzo, che sono le Olimpiadi, sono una cosa storica per la città, sicuramente non le ha portate questa amministrazione, sicuramente non le ha portate Damiano Tomasi, sicuramente saranno nella storia della nostra città, e gestire quel monumento con le infrastrutture che ci dovranno essere, i lavori da fare, farli combaciare con la stagione lirica, con la stagione extralirica, se lo si vuol fare in maniera esterna rispetto all'amministrazione, credo che sia il modo migliore per arrivare a quella data in maniera non preparata. Brevissimamente sul campo dello spettacolo, qui vediamo, diciamo, una foto che rimarrà nella storia della nostra città, il passaggio delle frecce tricolori sull'arena, poi il successivo inno, il canto degli italiani, l'inno nazionale. Che emozioni ha provato quella sera? Ma sicuramente era la mia prima da sindaco, quindi è stata, e da presidente di fondazione, emozionante perché poi è stata molto partecipata. Personalmente poi io non sono un critico della lirica, mi è piaciuto molto anche l'opera e l'allestimento, e sicuramente poi il fatto di aver festeggiato anche il centenario dell'aeronautica col passaggio delle frecce tricolori ha sicuramente dato a Verona quella centralità che merita e che a volte purtroppo non è all'altezza di vestire. Ti ho interrotto un attimo. Sì, non c'è problema. Fra 18 mesi ci sono le Olimpiadi, più o meno, 24 al massimo. Non c'è nulla che dica che Verona è sede olimpica, per quanto sia la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali, ma l'apertura delle Paralimpiadi, niente a Verona dice che abbiamo le Olimpiadi. Come mai? Ma perché si è partiti un po' tardi, perché sicuramente dovevamo iniziare ad allenarci prima e sicuramente alla fine dell'estate metteremo in piedi un'organizzazione dell'evento preparatoria e sicuramente Verona sarà presente anche a Parigi 2024, perché... Siamo in ritardo su quell'appuntamento o recupereremo? Ma sicuramente siamo in ritardo per la preparazione culturale della città, insomma l'abbiamo visto con i lavori in via Roma e Piazza Bra, è scattato l'allarme senza porre l'accento sul fatto che sono lavori funzionali alle Olimpiadi. Forse quando dicevo prima che sono tante persone e tanti ruoli che fanno l'amministrazione, non solo chi deve fare le scelte ma anche chi probabilmente deve chiudere un occhio, portare pazienza, dare suggerimenti e agevolare alcune scelte, credo che dovremo sicuramente raccontare meglio che le Olimpiadi verranno qui da noi e noi dovremo essere all'altezza. Mi auguro che da settembre in poi riusciamo a mettere in piedi una squadra che possa portare avanti questo progetto. Ad oggi si è molto parlato da un punto di vista tecnico, da un punto di vista degli interventi strutturali, da un punto di vista dell'organizzazione del traffico, delle infrastrutture e poco del racconto, della narrazione, dello sport in generale. Assolutamente. Su questo punto è intervenuto anche recentemente l'assessore Benini, sempre dal sito veronadaily.it, Cantieri in Centro a Verona, ha definito il programma per ridurre i disagi, e qui appunto l'assessore che dichiara che si tratta di lavori che avranno limitato impatto sulla viabilità e sull'attività commerciale, ciò grazie alla scelta di avvalersi di cantieri mobili di lunghezza pari a 50 metri alla volta, e quindi finito un micro cantiere partirà il successivo così da occupare la minor superficie possibile diminuendo i disagi per la cittadinanza. Questo dichiara appunto l'assessore alle strade del Comune di Verona Federico Benini. C'è anche un passaggio su un'altra scadenza che è quella di Mazzucco alla Fondazione Cari Verona, magari se vogliamo spendere proprio 30 secondi, l'anno prossimo sarà in scadenza il presidente. Cosa auspica per il futuro di questo ente, insomma? Tra l'altro Che continua a rimanere quello che è, baricentrico rispetto alle iniziative. Ma Zucco non è ricandidabile, quindi, esatto, quindi abbiamo risolto il problema. Ci sarà sicuramente un altro presidente. Ci sarà sicuramente un altro o un'altra presidente. E quindi, sarebbe affascinante anche. Ma mi auguro che continui a fare quello che almeno io personalmente, per la mia esperienza personale, ho trovato anche nella vicenda aeroporto, insomma, la voglia di non essere solo un erogatore di risorse, ma anche un attivatore di idee,
una delle attività che sicuramente Fondazione ha facilità di fare è quella di far sedere al tavolo più ruoli e più istituzioni con l'autorevolezza comunque della terza età, che la terza età a volte aiuta sicuramente a far portare avanti i progetti e mi auguro che continui a farlo. È una delle cose che mi dispiace di Fondazione è che spesso si ricorda cos'era prima, perdendo di vista quello che dobbiamo fare adesso. È sicuramente meno di quello che era prima, ma sicuramente può fare molto e quindi ecco, questa leggera negatività che ci portiamo dentro dovremmo togliercela e pensare che faremo una quel fondazione. Quel mondo economico ancora, che era la base delle fondazioni. Beh, ma è cambiato morto, tutto, è cambiato tutto. Dal 1 luglio non c'è più nemmeno Cattolica Assicurazioni, che è diventata una divisione di Generali, il Banco Popolare, l'ex Banco Popolare, ora Banco BPM, sicuramente ha un impatto inferiore rispetto al passato sul nostro territorio, rimane Fondazione che giustamente ha cambiato muta e ha cambiato veste. Lancio un assist per Beppe perché la Camera di Commercio, vediamo sempre dal sito veronadaily.it, ha messo all'asta la Domus Mercatorum, che è un gioiello incredibile della nostra città che purtroppo è lì solo, abbandonato da tempo. Ecco, quindi Beppe. No, noi come Adige facciamo una battaglia contro la cessione privata della Domus Mercatorum, perché è la casa della democrazia veronese, per quanto la democrazia del 1200. Ma non è che il Comune di Verona, visto che ha 20 milioni, una parte li ho già spesi per il Catullo, ma una parte che avanza non possiamo spendere per la Domus Mercatorum, riportarla ai veronesi? Ma sicuramente una delle discussioni che è appena uscita la notizia abbiamo fatto in giunta e non è escluso, e c'è da capire che penso. Non sono risorse della giunta o del sindaco o dell'assessore di turno, sono risorse che poi deve essere valorizzata. È anche vero che il luogo dove si trova quella infrastruttura è molto particolare, è anche vero che non si tratta dell'intero immobile ma comunque di una parte. È sicuramente è altrettanto vero che comunque un'istituzione come Camera di Commercio metta all'asta questo asset. No, era legittimo dal parco. È legittimo, era legittimo però, sicuramente no. La Camera di Commercio rappresenta l'imprenditoria veronese, insomma non è un'istituzione privata che probabilmente può anche agevolare un eventuale utilizzo pubblico dell'edificio. Visto che siamo in centro storico, io mi infilo in un argomento che riguarda la sicurezza. Si parla tanto in questi giorni, ci sono articoli che parlano anche di un degrado, di accattonaggio. Ieri sera proprio a Squadra che Vince abbiamo avuto ospiti le assessore Stefania Zivelonghi e Luisa Ceni, che ci hanno appunto chiarito il punto di vista dell'amministrazione, portando anche a sostegno, diciamo, dell'attività dell'amministrazione comunale, dei numeri e delle attività che vengono svolte. Ecco, abbiamo sentito anche la protesta degli esercenti sull'Istone. Che commento dà a questo tipo di atteggiamento anche da parte delle opposizioni che, diciamo, stanno ricevendo forse un assist, no, su questo tema? Ma quando ci siamo insediati, anzi ancora in campagna elettorale, mi veniva chiesto se abbiamo qualche idea sul balcone di Giulietta, perché sono quei temi che sono da 30 anni sul tavolo e non si è trovato soluzione. Credo che questo sia altrettanto un tema che va avanti da più amministrazioni, ci si dimentica forse di quello che era il degrado negli anni 80, che sicuramente è un altro mondo, ci si dimentica anche però situazioni più recenti, pre-pandemia, che comunque la città dove c'è una grande affluenza di persone anche in giornata, è una città comunque sulle vie di comunicazione, alcuni aspetti sono fisiologici, altri sicuramente bisogna intervenire sulla pulizia, sul decoro, sulla sicurezza siamo in stretto contatto, mi verrebbe da dire quasi quotidiano, col questore, col prefetto, con le forze dell'ordine e le iniziative che stiamo mettendo in campo sono quelle che toccano all'amministrazione, che non sono quella della sicuramente della sicurezza dell'ordine pubblico, ma quella del decoro, del dare risposte anche a chi eventualmente vive per strada o comunque non ha una fissa dimora, e queste sono le risposte che attraverso i nostri servizi, attraverso anche l'attivazione di alcune aree della città con iniziative, con come ho detto più volte, abbiamo detto più volte, anche la concessione di plateatici possono diventare presidi sociali in alcune aree della città,
non c'è solo il centro storico, assolutamente. E questo ovviamente ci impone quello di attivare, come ho detto all'inizio, le risorse che ci sono nel quartiere, le associazioni, le tante iniziative che ci sono private, del privato sociale, e metterle in rete. Su questo abbiamo istituito un assessorato del terzo settore che quelle difficoltà che abbiamo incontrato anche nel nostro cammino è ancora in fase embrionale, cosa che auspichiamo il prima possibile diventi operativo e riesca a coordinare questo grande polmone di energia che ha la città, che è il terzo settore, e tante iniziative di volontariato, e credo che questo potrebbe essere sicuramente una delle tante risposte che si danno a questa emergenza. Scusa Beppe, faccio solo vedere che comunque lunedì sul nostro quotidiano multimediale Serale Daily c'era un messaggio appunto dell'assessora alla sicurezza Stefania Zivelonghi che dice su questo punto c'è massima attenzione, poi ieri sera la puntata, e quindi chiaramente sindaco, assessori e consiglieri sono tutti sul pezzo. Tra l'altro non volevo interromperti, ma un altro tema di cui vorremmo parlare, siamo verso la fine di questa lunga chiacchierata, è il cantiere del Filobus, perché chiaramente è stata una scelta coraggiosa e poi ne parleremo. Beppe. Sì, il primo anno da sindaco tutti glielo concedono, nel senso che deve imparare il mestiere, questo ci sta nelle cose, ma davanti a 3 anni e mezzo, 4 di lavoro, che obiettivo si è dato? Che cosa vuole fare per restare, per essere ricordato e per dare la sua impronta alla città? Un progetto, un tratto distintivo, qualcosa? L'obiettivo di tutti i giorni è quello di dare risposte alla città, prima ancora che di pensare a fra 4 anni se ci saranno, no, le elezioni. E credo ci saranno, che... Quelle ci saranno. Ma potrebbero esserci anche prima, o potrebbero esserci dopo, non si sa, a seconda di quello che accadrà. Ma adesso anche è un po' un paragone calcistico, credo che... Se un atleta pensa alla nazionale, perde di vista l'obiettivo. La nazionale è figlia di quello che si fa tutti i giorni e l'obiettivo principale è fare bene quello che c'è da fare. Oggi dobbiamo amministrare bene la città, dobbiamo amministrarla con una squadra, dobbiamo tenere la squadra motivata e soprattutto efficiente e dare risposte puntuali. Sono sicuro che abbiamo fatto delle cose che, anche se non vengono raccontate, sono straordinarie e lo saranno fra 4 anni o 5 anni quando si dovranno raccontare. Sono altrettanto convinto che sarà figlio di quello che siamo riusciti a fare. Nessuno cambia una città o cambia una cultura, cambia una mentalità, che è quello che noi vorremmo portare a Verona, e l'abbiamo detto insomma il primo giorno, ma sono convinto, nei fatti Verona è una città europea, dove diventarlo anche nella testa. Per cambiare questo è una goccia al giorno, e su questo non dico che non ho la fretta, perché comunque io amo i mandati che hanno un orizzonte temporale certo, perché ti costringono a fare le cose, quindi sono convinto che siamo sulla buona strada. Per far questo bisogna avere anche compagni di viaggio che abbiano la stessa visione, la stessa praticità, la stessa professionalità e la massima competenza. Credo che su questo siamo sulla buona strada. Credo anche che Verona alcune scelte le abbia capite e le stia capendo, sono ottimista su questo. Sicuramente poi quando avremo fatto il massimo non dipenderà più solo da noi, ma credo che mettere al centro la città e gli obiettivi della città e le risposte che vogliamo dare alla pulizia, all'efficienza di Amia, alle risorse per lo stadio o la filovia, sono risposte che solo il campo dirà se avremo fatto abbastanza o no. Le serve un nuovo attaccante, un nuovo difensore? Va bene questa squadra anche per il prossimo campionato? Cioè, l'attaccante da 20 gol serve sempre, però l'attaccante da 20 gol è molto altalenante sia come aspettativa che come risultato. Insomma, Zeman diceva sempre che i campioni ti fanno vincere la partita quando vogliono, il problema è quando vogliono. E io voglio sempre, e quindi è difficile trovare. Per adesso sono molto soddisfatto della squadra che abbiamo.
sicuramente Verona può esprimere tantissime risorse che oggi sono lontane dalla politica e dall'amministrazione per scelta, perché comunque non condividono la vita della politica, e la sfida è anche quella di attrarre persone che oggi sono forse neanche alla finestra, non sono interessate, rischiano di essere indifferenti, invece renderli partecipi dello sviluppo della città credo che sia una delle attività a più lunga scadenza che possiamo darci come obiettivo. Siamo verso la fine, però ci sono tre punti che ci piacerebbe toccare, magari acceleriamo. Parlavo prima del cantiere del filobus, però prima, visto che ha parlato di squadra e di persone, penso sia doveroso ricordare anche la figura di Claudio Bassi, no? Consigliere comunale, medico, chirurgo riconosciuto a livello internazionale, che purtroppo ci ha lasciato prematuramente. Sì, è stata una giornata triste, il giorno in cui è venuto a mancare. È stato uno dei grandi motivatori a livello individuale, perché mi ha spinto a candidarmi, mi ha dato la sua totale disponibilità, ha accettato di candidarsi nella nostra lista, ha accettato il ruolo di consigliere una volta eletto, ha accettato di far parte anche della nostra amministrazione in termini di discussione e di partecipazione, e credo che una delle cose che comunque ci sarà sempre con noi è il suo esempio, perché tanti ragazzi alla prima esperienza di questa amministrazione hanno visto in lui un riferimento di compostezza, di serietà, di leggerezza anche nel vivere questo ruolo e soprattutto nella voglia di far parte di questa città, al di là del colore dell'amministrazione. Credo che Claudio sia, ecco, uno degli esempi dove un'eccellenza della città si è messa in gioco e ha accettato la sfida, e il fatto che sia prematuramente scomparso sicuramente ci ha addolorato e ci addolora tuttora. Siamo vicini alla famiglia, però credo che questa cosa che Claudio è riuscito in poco tempo a darci rimarrà per sempre. Tra l'altro abbiamo mostrato mentre stava parlando un articolo dove sono riportate diverse testimonianze di affetto, di riconoscimento dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia a colleghi, professori, diciamo, italiani ed esteri, figure politiche, insomma era una figura amata in maniera trasversale proprio per la grande generosità e l'apporto scientifico che ha portato alla cura del pancreas. Lui si occupava chiaramente di questo tema. Allora, veramente via velocissimi, perché poi la lasciamo anche andare, però se c'è un'opera per cui insomma potreste rimanere anche nella storia di questa città e che avete iniziato, è proprio l'unificazione dei sottopassi di via Cittadini. Qui vediamo e rivediamo la foto che la vede assieme all'assessore Tommaso Ferrari e al presidente di AMT3 Giuseppe Mazza. Sono cominciate le trivellazioni, anche qui avete preso in mano un cavallo difficile da domare, no? Era da tanto tempo che ci si provava a mettere delle briglie a questo cantiere, al filobus. Non è facile, però lo state affrontando di petto. Sì, credo che sia un esempio emblematico di quello che dovrebbero essere le amministrazioni cittadine, quello di portare avanti progetti come questi pluriennali traguardano le singole amministrazioni. Se ogni amministrazione ci mettesse un pensiero politico diverso, ideologico e strumentale, chi ne paga le conseguenze della città? Credo che sia uno dei motivi per cui stiamo parlando di un'opera che doveva essere finita nel 90, e credo che sia questo, a proposito di cosa pensiamo di lasciare alla città, mi piacerebbe lasciare questo modo di pensare agli interventi, che poi sono quelli più impattanti sulla città, non possono non tener conto di essere su un treno che viaggia e che non parte e arriva il giorno delle elezioni, e su questo credo che abbiamo dimostrato di fare anche un calcolo di convenienza per la città, le risorse che erano state già impiegate che stiamo impiegando e che invece avremmo dovuto impiegare diversamente se ci fossimo fermati, e comunque un'infrastruttura che serve alla città, che mi auguro che cambi anche le abitudini della città, che sicuramente nel momento in cui verrà fatta potrà essere migliorata, finché non c'è è difficile migliorarla. E quindi ecco, questa volontà era già in campagna elettorale comunque molto condivisa da parte nostra, perché ecco,
questi progetti credo che non possano avere discussioni ideologiche e politiche nel mezzo, le devono avere nell'ottica del lungo periodo, che sicuramente alcune iniziative, insomma, siamo nella candidatura dell'Europeo, se dovessi ragionare personalmente, anche se dovessi fare un secondo mandato, non vedrei gli europei da sindaco, quindi avessi ragionato diversamente probabilmente non mi sarei speso per provare a entrare nella candidatura, e così come siamo. Vengo da una polemica recente di questi giorni sul tema dei diritti civili, polemiche sulla trascrizione dei figli da coppie monogenitoriali, il pericolo dell'omotransfobia. Poi però, guardando i dati, nessuno ha fatto richiesta di trascrizione all'anagrafe, e l'osservatorio sui crimini contro i crimini legati all'omotransfobia registra che a Verona zero incidenti, zero aggressioni, zero crimini d'odio. Non è che vi siete fatti un po' prendere la mano da una moda un po' del momento, cioè un'emergenza che in realtà non esiste, almeno non sembrerebbe dai dati. Tra l'altro nelle foto di sabato proprio qui vediamo in migliaia anche in Piazza Bra per il Pride, qui una foto emblematica, insomma, dal Palazzo della Gran Guardia siamo riusciti a scattare questa immagine che testimonia una presenza molto nutrita in Piazza Bra davanti agli Stone proprio per questa manifestazione. No, sicuramente il tema dei diritti acquisisce molto spazio da un punto di vista della comunicazione, è altrettanto vero che, appunto perché non ci sono questi numeri che minacciano un'invasione di chissà quali idee strane, credo che pensare, ed è il motivo per cui io ho dato indicazioni anche all'ufficio anagrafe che tutte le richieste arrivino sul tavolo del sindaco, uno perché il sindaco poi che si prende la responsabilità, due perché credo che in tema di diritti, penso anche al fine vita, parlare di norme e di numeri senza pensare alle persone sia fuorviante, quindi anche il giudizio o le dichiarazioni o le prese di posizioni rischiano di essere appunto raccontate molto lontanamente rispetto alla realtà quando ci si trova davanti una famiglia, ci si trova davanti una coppia, ci si trova davanti un bambino. Noi non faremo altro che fare quello che fanno tante altre città, quello che tra l'altro oggi purtroppo è quello sì, è non un ruolo nostro ma una sollecitazione che facciamo, perché poi siamo noi a dover scrivere, ma le norme non le scriviamo a Verona e nemmeno a Venezia, e quindi la sollecitazione a normare questa realtà che c'è, che sono vite di persone, che sono vite che cambiano, che possono cambiare, che possono essere di serie B se non si affrontano in maniera seria, liberi da qualsiasi ideologia. Sul fatto di pensare che se dovesse arrivare una richiesta di un certo tipo e si procederà con la trascrizione o con la registrazione, sia farsi prendere la mano, non lo so, sicuramente pensare che nel 2023 ci possa essere anche qualcuno che per orientamento sessuale è discriminato, credo che non faccia onore a una città che vuole essere appunto europea, quindi non è questione di prendere la mano o meno, è rendersi conto che il mondo è questo in cui viviamo. E banalmente penso a, prima se ne parlava, al tema del verde o della transizione ecologica e del rispetto dell'ambiente, credo che sia un tema che forse 20 anni fa era da maniaci ecologisti, oggi nessuno può non parlare di questo. Quindi, tema che sia di qualsiasi non teme neanche di perdere un po' di voto cattolico, quello magari più conservatore su questo. Esiste il voto cattolico? Non ci sono le elezioni oggi, no. Io penso ad amministrare la città, e se penso a queste scelte penso a chi ti fa richiesta, al bambino o alla bambina che è coinvolta, alla coppia che è coinvolta, alla persona che è coinvolta. Come ho detto, le elezioni sono come la nazionale, sono figlie di quello che uno fa. Grazie. Siamo in chiusura, c'era un altro punto, ma facciamo vedere semplicemente quello che ha risposto, diciamo, l'amministrazione sul tema degli alloggi per universitari. Sappiamo che è un altro tema importante, l'università sta crescendo, non ho ricordato prima che chiaramente il messaggio d'orgoglio anche da parte del rettore, magnifico rettore Pier Francesco Nocini, nei confronti del collega, tra l'altro medico, Claudio Bassi, è arrivato immediatamente. E dicevamo qui la vice sindaca Bissoli che
ha detto che sul tavolo c'è la riqualificazione dell'ex Tiberghien, dell'ex caserma Trainotti, si parla anche del compendio Santa Marta Passa l'Acqua, insomma state cercando anche di trovare una soluzione in tal senso. E chiuderei, visto che ha parlato di nazionale, su quest'altra notizia, insomma, che è del febbraio, però insomma, visto che è un uomo di sport, un uomo di calcio, è anche il nuovo presidente della nazionale italiana sindaci, e qui la vediamo impegnata insomma in una partita che si è svolta assieme ai colleghi. Ecco, la passione per il calcio è dura da far sparire, eh? Quella non morirà mai, ma al di là di questa è un'iniziativa che può fare molto con ANCI, può fare molto con la federazione, può fare molto perché ci mette attorno ad un pallone sindaci di piccoli comuni, di grandi città, e sono sempre queste anche le occasioni di scambiare le nostre idee, le nostre iniziative, e come dico sempre anche a loro, è anche un modo per promuovere il ruolo di sindaco come possibile scelta di vita, cosa che vediamo oggi, impegnarsi attivamente nella politica è sempre più raro. E quando mi dicono che differenza c'è tra fare il calciatore e fare il sindaco, dico sempre che in tutti e due gli ambiti ci sono tantissime persone che non lo fanno ma ti spiegano come si fa. Ecco, il passo avanti nell'amministrazione serve qualcosa in più, e questo tipo di iniziative di valorizzazione dello sport, perché poi andiamo anche in paesi, in città, in quartieri particolari, tantissime sono iniziative di raccolta fondi che ha fatto in questi anni la Nazionale Sindaci, è il 21° anno, però è anche un modo per raccontare che il ruolo di sindaco, di amministratore, di politico non è così nero come lo si racconta, e non è così di secondo piano come dovrebbe essere, anzi dovremmo auspicare che ci fossero sempre più persone in gamba che si impegnano. Siamo in chiusura, Beppe, davvero. In futuro si potrebbe parlare anche di Europeo a Verona 2032, non so a che punto siamo, però potrebbe essere un'occasione anche per riqualificare lo stadio Bentegodi, visto che insomma sicuramente saremo obbligati. Obbligati, se dovessero assegnare, ma credo che al di là insomma di essere i campioni in carica come nazionale, avere sul territorio nazionale ancora una volta un evento così importante, al di là delle Olimpiadi invernali che avremo, sarebbe anche un bel segnale per tutto il movimento. Grazie allora a Damiano Tommasi, grazie a Beppe Giuliano, grazie al giornale Adige per aver condiviso con Verona Network questo momento di confronto con il primo cittadino di Verona, e in bocca al lupo allora per i prossimi giorni, i prossimi mesi, i prossimi anni che la vedranno impegnato alla guida della nostra città. Grazie a voi. L'ora che vince termina qui, noi ci vediamo domani alla solita ora.